Se uno sente dentro di sé che il suo partner lo sta tradendo, potrebbe avere ragione. I segni di un tradimento includono un partner che migliora il suo aspetto, sorveglia il suo telefono, cambia il suo programma giornaliero e svanisce emotivamente. Qualcuno potrebbe mostrare diversi segni di tradimento ed essere ancora fedele. In ogni caso, ogni segno di questo tipo indica una rottura della relazione. Come fai a sapere se il tuo partner ti tradisce? Di solito, se ti stai facendo questa domanda, hai già il sospetto di essere vittima di infedeltà, o almeno che qualcosa non va nella tua relazione. I segni di tradimento sembrano diversi in ogni relazione, naturalmente, ma ci sono alcuni fili comuni che si possono cercare. Prima di tutto, ti dirò questo. Se il tuo istinto ti dice che il tuo partner ti sta tradendo, potrebbe avere ragione. Detto questo, potresti voler raccogliere altre prove prima di affrontare il tuo partner sul suo comportamento. Ecco quindi 10 segni più comuni di infedeltà. Numero 1. Aspetto migliorato. Questo potrebbe significare un cambio di acconciatura, una recente fissazione per la palestra o una spesa per nuovi vestiti. Certo, questo potrebbe essere parte di una risoluzione del nuovo anno o un desiderio di compiacerti. Ma è importante sapere che quando le persone tradiscono sono più consapevoli del loro aspetto. Numero 2. Uso segreto del telefono o del computer. I traditori tendono a usare i loro telefoni e computer più frequentemente di prima e a custodirli come se la loro vita dipendesse da questo. Se il telefono e il portatile del tuo partner non hanno mai richiesto una password prima e ora lo fanno, non è un buon segno. Se il tuo partner inizia improvvisamente a cancellare i testi e a cancellare la cronologia del browser ogni giorno, non è un buon segno. Se il vostro partner non rinuncia mai al possesso del suo telefono e se lo porta in bagno quando fa la doccia, non è un buon segno. Se chiedi di esaminare il telefono del tuo partner e ti dice di no, anche questo è un problema. Onestamente, cosa potrebbe esserci lì, a parte le informazioni sul tuo compleanno a sorpresa che vorrebbero tenere segreto? Numero 3. Periodi in cui l'altro è irraggiungibile. Se il tuo partner ti sta tradendo, è meno probabile che risponda alle tue chiamate e ai tuoi messaggi. Potresti sentire scuse legittime come se fossero in riunione, se stessero guidando, se fossero in una zona morta e non sapessero che stai cercando di metterti in contatto. Se il tuo partner è irraggiungibile mentre lavora fino a tardi o è in viaggio d'affari, questo è un brutto segno. Numero 4. Condividono troppo. Hai chiesto com'è stata la festa in ufficio. Hanno snocciolato l'intera lista degli invitati, tutti gli antipasti che sono stati serviti e quando, e una riproduzione minuto per minuto di quello che è successo. I bugiardi parlano troppo. Quando si sta dicendo la verità, si tende ad essere concisi perché viene facile. I traditori creeranno spesso lunghi racconti su storie strane e luoghi in cui sono stati quel giorno per fungere da alibi. Numero 5. Il tuo partner è ostile verso di te e la tua relazione. I traditori tendono a razionalizzare il loro comportamento nella loro mente. Un modo in cui lo fanno è spingere la colpa su di te. Dicono a se stessi che non sei più come quando ti hanno conosciuto o che non apprezzi tutte le cose meravigliose che fanno per te, quindi si meritano di divertirsi un po' altrove. Spesso le loro giustificazioni interne per il tradimento trapelano e si comportano in modo giudicante verso di te e la tua relazione. Se improvvisamente sembra che niente di quello che fai sia giusto o che le cose che prima non davano fastidio al tuo partner improvvisamente lo facciano o come se tu venissi allontanato, questa potrebbe essere una forte indicazione di tradimento. Numero 6. Un programma alterato. Quando il tuo partner, che non ha mai lavorato fino a tardi, improvvisamente ha bisogno di lavorare fino a tardi e questo inizia ad accadere sempre più spesso, potrebbe mentire. Se il tuo partner non è mai stato via per un viaggio d'affari e improvvisamente trova il bisogno di viaggiare per lavoro, questo potrebbe essere un segno che sta avendo delle fughe di fine settimana con qualcuno. Pneumatici sgonfi, batterie scariche, ingorghi, tempo extra in palestra e scuse simili per essere in ritardo o assente del tutto potrebbero anche segnalare l'infedeltà. Un partner che tradisce potrebbe anche dimenticarsi improvvisamente di andare a prendere i bambini, dei compleanni e altri eventi importanti. Numero 7. Gli amici sembrano a disagio intorno a te. Con l'infedeltà, tu, il partner tradito, sei quasi sempre l'ultima persona a scoprirlo. Gli amici del traditore spesso sanno dell'infedeltà fin dall'inizio
ed è probabile che i tuoi amici lo scoprano molto prima di te. Questa conoscenza in genere fa sì che queste persone si sentano a disagio intorno a voi. Gli amici del traditore potrebbero cercare di evitarvi o di essere troppo gentili con voi. I vostri amici invece potrebbero cercare di evitare conversazioni sulla vostra relazione e potrebbero compensare in modo eccessivo con l'essere molto gentili. Numero 8. Spese inspiegabili. Se ci sono strane spese sulle carte di credito del tuo partner o c'è improvvisamente meno denaro nei tuoi conti bancari o in quelli del tuo partner, nei conti pensione, nei conti di investimento, eccetera, questo è un possibile segno di infedeltà. Se chiedi al tuo partner di queste spese e le sue risposte sembrano false, è probabile che siano false. L'infedeltà costa denaro: regali, viaggi, vino e cene, camere d'albergo, eccetera. I costi del tradimento possono sommarsi molto rapidamente. Se vedi grandi prelievi di denaro e prove di acquisti in posti che frequenti raramente o mai, non è un buon segno. Numero 9. L'intimità emotiva è svanita. Dopo alcuni anni nessuna relazione è così intensa come lo era nei primi mesi. Detto questo, tendiamo a legarci e ad attaccarci in modo sicuro nel tempo, imparando a fidarci l'uno dell'altro con i nostri segreti, i nostri desideri e altri aspetti importanti della nostra vita. Questo processo è noto come costruzione dell'intimità emotiva. E l'intimità emotiva è ciò che ci tiene legati al nostro altro significativo molto tempo dopo che la rosa è sbocciata, per così dire. Quindi, se il tuo partner sembra improvvisamente meno vulnerabile emotivamente e intimo con te e non sembra volere che tu sia emotivamente vulnerabile e intimo, questa è una forte indicazione che la sua attenzione si è spostata, molto probabilmente verso un altro partner. Numero 10. Quando chiedi del tradimento, il tuo partner devia ed evita. Se il vostro partner vi sta tradendo, l'ultima cosa in assoluto che vuole fare è parlarne con voi. Così, quando introducete questo argomento nella conversazione, potrebbero cercare di deviare ed evitare. In breve, il tuo partner farà tutto il possibile per portarti su un altro argomento, o scaricherà su di te la colpa di ciò che stai pensando e provando. Se avete affrontato il vostro partner sull'infedeltà e siete stati respinti, magari con un messaggio del tipo «se ti fidassi un po' di più di me, forse le cose andrebbero meglio tra noi», non dovreste lasciare che questo prevalga sul vostro senso di fondo che qualcosa non va nella vostra relazione, né dovreste accettare automaticamente l'affermazione del vostro partner che voi siete in difetto. Come detto prima, se il vostro istinto vi dice che il vostro partner vi sta tradendo, probabilmente avete ragione. Nota bene. Il tuo partner potrebbe mostrare tutti e 10 questi segnali e ancora non tradirti, ma queste rimangono indicazioni che qualcosa non va nella sua vita e o nella vostra relazione. Potrebbe non essere un tradimento, ma c'è quasi certamente qualcosa di cui tu e il tuo altro significativo dovete parlare. Allo stesso tempo, il tuo compagno potrebbe non mostrare nessuno di questi 10 segni e continuare a tradire. In entrambi i casi, la buona notizia è che apprendere dell'infedeltà non segnala automaticamente la fine della vostra relazione. Significa semplicemente che il vostro partner ha un sacco di lavoro da fare se vuole ripristinare la fiducia nel rapporto, sistemare le cose e ristabilire l'intimità emotiva e sessuale. Se venite a sapere che il vostro partner vi ha tradito, vi consiglio vivamente di non restare soli con questa informazione. Se non ti senti a tuo agio nell'affrontare il tuo partner, parlane con un amico fidato o con un terapeuta. Ma non sedetevi da soli con le vostre paure e i vostri sentimenti. Cercate di trovare un sostegno empatico. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, metti mi piace e attiva la campanellina degli avvisi per altri video interessanti.